Catechesi, seguendo la liturgia del giorno 21 novembre, presentazione di Maria Santissima al Tempio. Com'è bello contemplare avvolta una bimba sui 3 anni, così bella e innocente. Nel suo atteggiamento umile, semplice, puro, ma quanto è più bello contemplare Maria con un desiderio grande di avvicinarci a lei quando viene presentata al Tempio dalla sua mamma Anna, dal suo papà Gioacchino. Avevano promesso, dopo aver concepito questa bimba, come un grande dono che ricevevano da Dio, avevano promesso al Signore di portarla al Tempio. Di solito venivano portati i fanciulli, ma era un dono così bello che avevano ricevuto e doveva essere di Dio. Ecco perché dobbiamo salire con loro e anche con grandi pittori. Pensiamo a Giotto, che rappresenta Maria bambina accolta al Tempio dal sacerdote, che l'abbraccia e la riconosce come lei il Tempio di Dio. Veramente questa memoria, che per noi diventa festa, festa di Maria bambina, festa anche di tutte le fanciulle che si consacrano al Signore, di ogni donna che offre la sua santa verginità al Signore nello splendore della sua giovinezza, è festa delle consacrate in modo particolare. Dovremmo rientrare non solo a Nazareth, ma nella casetta che noi conserviamo a Loreto per abbracciarla. O come avvolgerla dal nostro sguardo pieno di tenerezza e di rispetto, come più tardi la saluterà l'Arcangelo Gabriele nella sua casetta. Ave piena di grazia, il Signore è con te. Ma era già piena di grazia quando era appena concepita nel grembo della sua mamma, quando venne alla luce, quando fu presentata al Tempio. Piena di grazia, che bello guardare il suo volto e lasciarsi come riempire da questa grazia. Man mano che lei poi crescerà nel Tempio come vero Tempio del Signore, assodita dai santi sacerdoti, fino al tempo in cui finalmente sposerà in modo casto virginale San Giuseppe e lei partirà di nuovo per la sua casetta di Nazareth. Perché non aprire un libro pregiato, non solo quello che le dà un nome anche per i suoi genitori, Gioacchino e Anna, è il protovangelo di San Giacomo del secondo secolo, praticamente è un Vangelo così dichiarato, ma solo per i cristiani ferventi, non fa parte dei 4 Vangeli. Però, essendo stato scritto molto per tempo, il ricordo era vivissimo e si deve attendere a quella verità, a tante verità lì scritte, non a tutto, altre sono chiaramente delle fantasie popolari, ma è bello avvicinarci a lei. Ci mancava qualcosa se non avessimo contemplato una bimba che sale al Tempio ed era il vero Tempio del Signore. Un grande poeta dei primi tempi, Efrem il Siro, che veniva considerata come l'arpa di Dio, la cetra di Dio, un cantore speciale della Vergine Maria. E lui si sofferma dicendo che oggi Maria è diventata per noi cielo, perché la gloria di Dio si è racchiusa in lei.
e accompagnata all'altare del tempio da tante vergini, uno stuolo di vergini vicino a lei, e realizza ciò che i giusti, i profeti hanno detto, hanno parlato di lei, quando hanno detto che la Vergine concepirà e l'Emanuele sarà con noi. Tempio di Dio. Nelle tante sante messe che un santo Papa Giovanni Paolo II, ha voluto che si raccogliessero da tutto il mondo, ben 48, ce n'è una che parla proprio del Tempio del Figlio di Dio, Maria Tempio del Figlio di Dio. E Sant'Efrem dice che questa festività, la chiamiamo festività anche se è una memoria obbligatoria, ma questa festività ci dice che è più importante questo momento espresso da Maria che quello della stessa creazione, perché con la creazione subito tutto è andato rovinato con il nostro peccato, mentre in lei mai si è rovinato. Lei quindi è quella vite da cui verrà il frutto soave, pieno di profumo. Lei è la sorgente, lei è la casa del Signore. Da lei vengono a noi le acque vive, i vari carismi, perché è sede del Dio stesso, lei è l'arca dell'alleanza, lei è il roveto ardente, lei è la creatura dell'ascolto, lei è la creatura che Dio ha voluto, ha creato nella sua onnipotenza per donare al suo figlio un nido immacolato, il suo grembo immacolato, come il grembo immacolato di Dio nell'eternità, lui che è purissimo. E non ha nulla di uguale all'uomo e alla donna, ma è sorgente della vita. Ha voluto che una verginella fosse il campo, il nido purissimo per il suo figlio che si sarebbe incarnato in lei. I grandi schieramenti di angeli, i troni, le dominazioni e tutte le altre potestà che tremola davanti alla gloria di Dio nei cieli, ora si commuovono guardando la tenerezza di una mamma che offre il suo seno, il suo latte virginale a un bimbo che tiene questo bambino sulle sue ginocchia, lui che è il creatore, il verbo eterno, il verbo incarnato in lei, e lei ha dato a lui il suo sangue, la sua carne virginale. E poggia questo bimbo, i suoi piedini divini, sulle ginocchia di mamma, mamma Maria di Nazareth, lasciando le sue piccole impronte infantili dei piedi sulle sue ginocchia. Che bella questa cena, che compendio per la nostra contemplazione. Cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere l'amore. Il cuoricino già pieno di amore, pieno di Spirito Santo, può già riempire i nostri cuori dell'amore per Gesù. Lei avverte che è stata eletta, che è stata amata, che avrà un avvenire stupendo. Tutte le generazioni la dichiareranno, chiameranno beata. Tra queste generazioni ci siamo anche noi. E con la Chiesa oggi possiamo pregare, compendiando tutto questo così. O Dio, che nel grembo virginale di Maria hai preparato con arte ineffabile il santuario del Cristo tuo Figlio, fa che custodendo integra la grazia del battesimo, diventiamo tuoi adoratori in spirito e verità, per essere edificati in tempio vivo della tua gloria. Tutto questo per il nostro Signore Gesù Cristo, che è figlio di Dio, che è figlio tuo, Vergine Madre, che noi contempliamo in questa purezza di amore infinito già nella tua infanzia, nella tua giovinezza, nella tua gloriosa presenza
là nella casetta di Nazareth, quando tu dici il tuo sì, eccomi e sono la serva del Signore. Questo è il Vangelo anche di oggi. Tutto si compendia in quel eccomi, sono tutta del Signore. Vuol dire che la sua verginità rispecchia, per quello che è possibile sulla terra, al massimo la stessa verginità e maternità di Dio Padre. Vergine, sposa, immacolata, madre. A te rivolgiamo lo sguardo e contemplandoti ti chiediamo dalle tue mani immacolate, anche le tue manine di bimba, una benedizione specialissima per noi tutti, per la pace, per il mondo intero. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.